Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video sull'aggiornamento settimanale del MyClub. Stiamo parlando esattamente della 27ª settimana. Anche questa settimana ci sono molte novità, mi raccomando, per scoprirle seguitemi. Allora, la prima notizia di questa settimana è che è stato inserito l'agente Icon Moment del Real Madrid. Con questo agente, che si può girare soltanto con monete MyClub, si potrebbe avere la fortuna di ingaggiare i giocatori iconici Guti, Morientes e Roberto Carlos. Questo agente potrà essere girato dal 18 marzo fino al 25 di marzo. Poi andremo a scoprire, come sempre, nei dettagli tutti i giocatori iconici. Anche questa settimana sono stati inseriti i Player of the Week, i giocatori che si sono distinti nei vari campionati europei durante la settimana. Anche questa agenda potrà essere girato soltanto con monete MyClub e potrà essere girato soltanto dal 18 marzo fino al 25 di marzo. Poi anche questi giocatori andremo a scoprirli nel dettaglio successivamente. Allora, una bella notizia è che ci sono stati regalati 6 giri di agente Black Ball, quindi avremo la possibilità di ingaggiare 6 giocatori palla nera, perché siamo arrivati alla soglia di 150 milioni di gol. Vi comunico che la campagna 400 milioni di gol è ancora attiva, quindi sicuramente arriveranno altri premi durante le prossime settimane. Per ora gustiamoci questi 6 agenti, poi sono sicuro che riusciremo a raggiungere l'obiettivo totale dei 400 milioni di gol, perché siamo già messi abbastanza bene. Il prossimo obiettivo sono 200 milioni di gol, dove si sbloccheranno 40 coupon di contratto, tanta roba. Allora, andiamo a vedere anche la panoramica del match day della prossima settimana, dove si affronteranno squadre della nazionale e squadre della Champions League. Inoltre, lunedì verranno rilasciati i giocatori in risalto di Roma, Manchester United, Argentina e Giappone. Anche in questo caso tanta tanta roba, ragazzi. Allora, partiamo subito dal giocatore iconico Morientes. Morientes come ruolo punta, stile di gioco rapace d'aria che a me non fa impazzire, sono sincero. Resistenza 78, non tantissima per essere un attaccante, un po' pochina. Poi potenza tiro 85, elevazione 85, comportamento offensivo 95, controllo palla 85, possesso nello stretto 87, colpo di testa 94 e finalizzazione 89. Non è malvagio, ragazzi, perché comunque ha un'altezza di 1,86 e il colpo di testa a 94, elevazione 85. Come punta non è malvagio, peccato solo per la resistenza, secondo me, per lo stile di gioco. A me la pace d'aria non fa impazzire, secondo me l'attaccante deve avere il ruolo di lo stile di gioco opportunista. Però va bene. Non è malvagio, eh? Non è malvagio, non è da buttare. Passiamo adesso al centrocampista Guti, stile di gioco regista creativo, anche in questo caso a me non fa impazzire, però dipende anche dal modulo che una persona utilizza. Anche in questo caso resistenza un po' poca, 78 non è tantissima, controllo del corpo 86, potenza di 87, comportamento offensivo 85, controllo palla 87, possesso 85, dribbling 87, passaggio terra 88, passaggio alto 89, finalizzazione 85, tiro a giro 91. Anche questo, in questo caso qua non è malvagio come CC, però il fatto della poca resistenza lo penalizza molto, perché significa che comunque se lo fate correre, se lo mettete in una posizione statica non si stanca. Però se vi serve un centrocampista che sia capace di coprire sia la fase difensiva che la fase offensiva, allora in questo caso sicuramente non riuscirà a reggere tutti i 90 minuti. L'ho lasciato per ultimo, si tratta di Roberto Carlos, stile di gioco terzino offensivo, un terzino molto valido, ragazzi. Io ce l'ho dall'inizio del MyClub e vi posso assicurare che è veramente tanta roba questo Roberto Carlos. Resistenza 90, ragazzi, veramente tanta roba, perché giocatore instancabile, velocità 91, accelerazione 90, potenza tiro 99. Che bomba che potete tirare con il vostro Roberto Carlos, soprattutto col tiro d'esterno. Controllo del corpo 89, tiro a giro 98, calci piazzate 95, passaggio alto 85,
possa esserlo stretto 86. Secondo me il giocatore che veramente vale la pena prendere con questa gente è Roberto Carlos, ragazzi. Veramente tanta, tanta roba. Io ve lo consiglio perché ce l'ho, quindi se proprio dovete girare questa gente, andate alla ricerca di Roberto Carlos. Adesso andiamo a scoprire i Player of the Week. Questa settimana abbiamo il grandissimo Ronaldo, poi c'è Müller, Luis Alberto, Navas, Ospina, Stones, Thierry, Pepe, Jenacho, Pasalic e Vlahovic. Spero di averli pronunciati bene questa settimana, questi giocatori, visto che ogni tanto caccia qualche nome a caso. E ovviamente di questi giocatori, quelli che io vorrei avere in squadra, ovviamente ce l'ho quasi tutti, però se proprio devo girare questa gente, sicuramente lo girerei per Ronaldo, Müller anche tanta roba, Pepe tanta roba, e ci metterei anche Tierney perché veramente è un terzino molto molto forte. Adesso ragazzi, andiamo a spacchettare le nostre Black Ball. Abbiamo 6 giri, speriamo di essere fortunati. Vediamo dove va. Italia. E c'è Donnarumma che già abbiamo, lo utilizzeremo per cercare di far aumentare di livello l'altro Donnarumma che abbiamo in squadra, che è quello in risalto. Andiamo col secondo giro, ragazzi. Dove va? Sembra Italia. Spero di non beccare un altro Donnarumma. Allora, sembra che è Atalanta. Sì, Atalanta 72, chi è? Ilicic. Ilicic, anche questo qua ce l'abbiamo in risalto, quindi lo sfrutteremo per cercare di potenziare l'altro che già abbiamo. Terzo giro, ragazzi, vediamo come va. Allora, stavolta va in Spagna. Vediamo cosa ci riserva la Spagna. Piede destro. Vediamo un po'. Rakitic. Rakitic pure questo già abbiamo. Palla nera normale, quindi tutti i doppioni mi sta dando. Ottimo, ottimo. Allora, altro giro, altra corsa, sempre in Italia, qualche altro doppione sicuro. Allora, andiamo qui nell'Inter e Lautaro Martinez ne abbiamo tipo una decina, quindi altro doppione. Bah, non so cosa si è messo in testa Konami quest'anno, poi fatemi sapere nei commenti se anche a voi è andata allo stesso modo. Quinto giro, speriamo in una palla nera che non ho. Vediamo. Allora, va in Inghilterra. Va in Inghilterra, vediamo un po'. Allora, piede destro Chelsea. Chi è del Chelsea? 11. No, Werner. Werner sembra che non ce l'ho, quindi diciamo primo giocatore che non ho. Ottimo, su 5 giri, 4 doppioni, è un giocatore che non ho, vabbè. Ultimo giro. Sempre in Italia. In Italia. Allora, Lazio, piede destro. 21, chi è 21? Ah, ottimo. Milinkovic. Ottimo, ragazzi, perché veramente è tanta roba. Milinkovic non ce l'avevo, quindi su 6 giri mi ha dato 4 doppioni e 2 giocatori che non avevo, ma Milinkovic è tanta roba, ragazzi, perché oltre al ruolo di centrocampista può fare anche il trequartista. E con lo stile di gioco, giocatore chiave, è il top. È vero che è un po' lento, però se lo utilizzate come trequartista, è il top. O trequartista o addirittura seconda punta. Tanta roba, ragazzi, Milinkovic, anche se è una semplice palla nera. Eccoci qua, ragazzi. Siamo giunti al termine di questo video aggiornamento della settimana 27, io spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, come sempre, tempestatelo di like e condividetelo con i vostri amici. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi sul mio canale Twitch, iscrivetevi sul mio canale YouTube ed attivate la campanellina. Noi ci ritroveremo la prossima settimana per un nuovissimo video. Alla prossima, ciao ciao!